Attraversamento ciclo pedonale di Ferrovie Nord in via Roboni, la parola al primo firmatario. Va prima in funzione della presentazione, mi dicono che è stata presentata prima quella di Regramandi. Quindi consigliere Regramandi, richiesta il regolamento multe per il divieto di sosta combinate in via Ugolini tra sabato 14 e domenica 15 novembre, in seguito alla presentazione del seguito. La parola al consigliere Regramandi. Grazie, la do per letta, già hai visto prima la motivazione, l'avete letta tutti. Capogruppo Indovino. Scusi, presidente Tucci, se evita di disturbare. No, volevo solo spiegare cosa è successo. Lì lunedì un camion stava uscendo, il cittadino che stava uscendo, che si è ritrovato la macchina sul passo Carraio, ha chiamato i vigili incredibilmente sono usciti e ha fatto la multa a lui e a tutti quelli in fila. C'è l'autotutela, quindi eccetera eccetera. Io diciamo personalmente non sono molto favorevole, però visto che comunque diciamo il danno c'è, diciamo personalmente mi astengo. Non pago io, no, non pago già abbastanza, mi astengo. No. Capogruppo Melone e ma anch'io non sono d'accordo che le multe vengano annullate d'ufficio. Se uno ritiene di aver avuto una multa per causa che di forza maggiore aveva posteggiato la macchina in modo comunque da non recare danno alla circolazione e agli altri utenti, va bene, ma e farà ricorso. Ma annullare d'ufficio tutte le multe è una misura anche questa demagogica e diseducativa. Quindi non Io personalmente voterò a favore della mozione, trovo il comportamento della polizia locale in questo frangente assolutamente fuori luogo, assolutamente, mi permetto di dirlo, spero che non si offenda nessuno, assolutamente idiota. Comincino a fare il lavoro che devono fare sul territorio e non andare in giro a multare a caso la gente, a rispondere male alla gente. Grazie. Allora, assolutamente favorevole a questa mozione, perché effettivamente non è questione di impunità, consigliera capogruppo dei Verdi Melone. Non è questione di impunità, lì le persone sono, no, veramente, non ridiamo le cose, le persone sono nell'impossibilità di muoversi. Se per questo, allora, lei cosa avrebbe fatto alle macchine che erano sotto, vicino Piazzale Istria, che erano state bloccate nel fango? Io mi sono accertato, quindi non so se lei ha visto i vigili all'opera, mi sono accertato e ho detto scusate, non starete mica facendo le multe, almeno così mi hanno detto, non so se mi hanno detto una balla. Le caricavano e le portavano sotto casa mia in Viale Cagranda, per cui perché non hanno fatto la stessa cosa con quella macchina? Cioè eravamo comunque in una situazione d'emergenza, perché se uno ha lasciato la macchina per strada perché gli si è fermata, il minimo di un carattrezzi è che la scossa e la metti in un posto dove non dà fastidio, in questo caso al passo Carraio, al signore che doveva uscire, però erano lì per l'emergenza, l'abbiamo riconosciuto. Ecco perché anch'io non sono per l'impunità, cioè non sono che le multe devono essere pagate, però qua siamo veramente in uno stato, siamo arrivati a un livello demenziale, c'è una esondazione, le persone mettono in sicurezza una macchina. Ma perché dobbiamo allungare con questa ulteriore burocrazia la vita del cittadino? Consigliere Ferrari e poi capogruppo Perego. Grazie Presidente, io nel 2011 mi sono fatto eleggere per sapere finalmente come si poteva fare ricorso, l'ho scoperto questa sera, ringrazio la consigliera Melone.
della puntualizzazione. Però, perdonate, trovo inaccettabile che venga sminuito così a causa di alcuni quello che è il lavoro eccezionale che la polizia locale ha fatto in questi giorni. Allora, ci sono ragazzi e ragazze che hanno fatto doppi turni, sono stati con l'acqua fino a qua ed è dir poco, quando magari noi in primis non c'eravamo e non ci siamo stati. Quindi sicuramente non è giusto generalizzare, è sbagliato per colpa di alcuni criticare il grande lavoro, sì, mentre tu eri affacciato alla finestra a giocare a razzo. Poi domani te lo spiego. Quindi è evidente che sicuramente un errore c'è stato, si prendono i dovuti provvedimenti, parte anche in questo caso l'opportuna sollecitazione nei confronti del comando della polizia locale e si intervenga in tal senso per evitare che questo lieve errore, questo sbaglio, magari un eccesso di zelo da parte di alcuni, possa penalizzare il lavoro che invece è stato effettuato con grandissimo impegno da parte della stragrande maggioranza del corpo. Grazie. Capogruppo Perri. Sì, un flash. Questa mozione è assolutamente condivisibile. Per chi come me lavora non solo è a questo punto perdere tempo per andare a fare un ricorso dopo che sono stato danneggiato dai problemi delle inondazioni e di quant'altro, mi sembra assolutamente giusto, come non mi sembra assolutamente giusto scaricare tutte le colpe anche forse su quei poveri agenti che, avendo un target di multe molto difficile da dover raggiungere, hanno trovato magari l'occasione facile per poterlo facilmente raggiungere. Grazie. Consigliere Bina. No, solo perché ho sentito appunto Vige eccetera. La questione qua è che se veramente hanno ricevuto una chiamata e sono usciti, se non facevano la multa c'era omissione dato d'ufficio, quindi purtroppo qualcuno li ha chiamati, loro sono usciti, magari dovevano avere il buon gusto di cercare di capire la situazione, far presente anche al cittadino che ha chiamato, insomma, trovare una soluzione. Però attenzione, il vigile che viene chiamato esce e c'è e rileva un'infrazione, deve fare la multa. Dopodiché io sono favorevole a votare la mozione perché si dice, vabbè, tu l'hai dovuto fare perché sei stato chiamato, però forse è meglio che il comune si faccia un attimo un esame di coscienza e tolga questo modo. Consigliere Meroni. Sì, ma io sono fondamentalmente concorde con quanto ha espresso la capogruppo Meroni. Forse non abbiamo colto il significato della cosa, ma comunque il comando di polizia di via Livigno ha già dichiarato che valuterà caso per caso, senza dover neanche fare i ricorsi. Però è evidente che se per spostare la tua macchina dal fango la metti davanti a uno che deve uscire dal cancello e questo non può uscire, chiama i vigili e i vigili cosa fanno? Danno la multa. Poi evidentemente caso per caso si verifica se le macchine erano lì proprio per quel motivo o per altri motivi, e quindi la disponibilità della divisione formale c'è. Allora, se noi cominciamo a fare mozioni su mozioni per togliere le multe a quelli che infrangono la cosa, mi rendo conto che quello è un caso particolare, ma proprio per questo c'è la possibilità di valutare caso per caso nel periodo, nelle ore in cui sono state date le multe. Mi sembra che la mozione arrivi tardi, arriva fuori luogo e non lo so, io non la voto. Consigliere Gramandi. Grazie. Allora, qua la questione, io ho il massimo rispetto per il lavoro dei vigili, per carità, il massimo rispetto per il lavoro in generale e per i lavoratori. Effettivamente quello che è stato detto è corretto, ci sarebbe stata omissione di servizio. Però voglio dire, c'è una questione politica. Il Seveso è esondato, ha fatto molti danni. Per evitare che le macchine fossero danneggiate gravemente da questa esondazione, i cittadini hanno messo l'auto sul marciapiede. Il Comune di Milano, istituzione territoriale, dice: cari cittadini, avete ragione a mettere la macchina lì per tutelarla, quindi vi tolgo le multe. Questo è il concetto. Non mi sembra assolutamente né diseducativo né tantomeno coprire chi infrange la legge. È una questione, secondo me, di molto di buon senso,
banalmente di buon senso, e per evitare, anche per evitare, come diceva qualcuno prima, che cittadini già danneggiati dall'esondazione debbano perdere tempo per recarsi agli uffici della polizia locale a presentare ricorsi e a stare dietro ai ricorsi. Mi sembra assolutamente di buon senso. Poi mettiamo in votazione. Ha fatto ricorso, votate quello che volete. Guarda, penso che ci sono un po' di conflitti di sette. Chiudiamo la votazione. Presenti 30, favorevoli 22, contrari 2, astenuti 6, approvato. Passiamo quindi all'ultimo punto, la mozione presentata dal consigliere Mauri, a cui do la parola. Da allora do per letta, andiamo a dormire. Consigliere capogruppo Perego. Scusate se non vi faccio andare a dormire, perché... No, vorrei... Io vi ringrazio per aver presentato urgentemente questa mozione, che magari nel contenuto è assolutamente condivisibile. Però sinceramente, dopo che avete dormito per tanto tempo, avete presentato e fatto fuori un progetto, un incontro con i cittadini dove la Presidente stessa ha difeso strenuamente il sovrappasso dicendo che era l'unico sistema per poter garantire il passaggio in sicurezza, fate all'improvviso una riunione Abruzzano, sentite i cittadini, siete così bravi a finalmente sostenere i cittadini e decidete improvvisamente di rinnegare quant'altro spergiurato e detto, presentando una mozione urgente senza neanche darci possibilità di discutere perché l'ora è tarda. Grazie, votiamola. Consigliere Legramani, ti dico qualcosa anch'io. Consigliere Legramani, un po' strano quantomeno questa mozione, perché c'era stato presentato come soluzione ottimale il sovrappasso, poi evidentemente le proteste dei cittadini mi hanno fatto retrocedere su questa cosa. Mi sembra una mozione abbastanza politica, con poco, mi sembra una mozione politica con, diciamo, poco contenuto tecnico, che vabbè, potrà servire per pararsi un attimo dalle proteste dei cittadini, che inevitabilmente ci saranno, però insomma io mi asterrò. Consigliere capogruppo La Terza. Allora, se questa mozione raccoglie le istanze dei cittadini, ben venga. Che il consigliere Mauri abbia raccolto questa istanza e quindi sia positiva, noi la voteremo. Grazie. Mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 32, favorevoli 26, contrari 1, astenuti 5, approvato. Era l'ultimo punto in discussione durante la seduta è chiusa.